Ricordate quella canzone? Vi ricordate quella canzone di Fabri Fibra che diceva politici italiani che per epè qua 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 per epè? Ve la ricordate? Ecco, credo fosse... come si intitolava? Non me la ricordo. Non mi dispiaceva quella canzone. Dunque, dopo le bimbe di Conte, i draghetti, sono arrivati i draghetti, i sostenitori di Mario Draghi, Presidente del Consiglio. Io voglio fare appello a tutti coloro che sono miei amici qui del canale, telespettatori del canale che vivono all'estero, e a parte Vincenzo, insomma, diciamo altri, no? So che ci sono molti di voi che abitano in altri paesi. Ecco, voglio sapere se anche in questi paesi ci sono questi momenti di farsa veramente, veramente spettacolari. Lo sapete, no? La famosa parabola della prima volta tragedia, seconda volta farsa. Ecco, io voglio sapere se anche negli altri paesi ci sono, non lo so, i maschietti della Merkel. Cioè, voglio immaginare che ci siano anche da altre parti queste cose, perché in un paese che passa dalle sardine alle bimbe di Conte ai draghetti, adesso è tutto veramente tutto fantastico. Ma non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per farci compagnia e per parlare di due notizie, diciamo, per prendere spunto da due notizie, per inquadrare un po' il futuro del nostro Milan. Mi rendo conto che si tratta di un argomento che, esposto così, come dire, presuppone una certa ambizione, ma in realtà faremo una chiacchierata su quello che potrà essere il futuro dal punto di vista di mercato. Perché? Perché è uscita una notizia, anzi due, una notizia e una dichiarazione. La notizia di un possibile interessamento del Milan su Douglas Costa, e la dichiarazione è quella di Paolo Condò, che ha detto: se Maldini dovesse chiamare Sergio Ramos, chi lo sa che cosa succederebbe. Beh, innanzitutto sono due giocatori in cui talento non si discute. Questo penso che sia chiaro. Da una parte c'è il capitano del Real Madrid, che ha sollevato un sacco di Champions League, che ha sollevato dei trofei anche con la nazionale, un campione del mondo, due volte campione d'Europa, insomma un giocatore di livello mondiale dal punto di vista anche di personalità, seppur insomma poi se ne sono dette di parole, come diceva la canzone, e anche di voci intorno allo spogliatoio, i clan e quant'altro, ma sappiamo che queste sono cose, insomma, che succedono, ma non hanno, mi pare, a parte l'ultimo periodo, non è che abbiano poi guastato più di tanto un Real Madrid che ha vinto tre Coppe dei Campioni di fila. Ecco, quindi credo che il valore di Sergio Ramos, che tra l'altro non è vecchio perché ha 34 anni, sia abbastanza sicuro e nessuno lo possa discutere. La condizione fisica, insomma, qualche infortunio c'è stato, ma se parliamo di infortuni, il re degli infortuni per antonomasia è proprio il brasiliano Douglas Costa, il quale ha una condizione fisica veramente penosa, devo dire la verità, anche con un certo rammarico, proprio perché credo che sia un giocatore estremamente talentuoso e anche un giocatore, direi, sufficientemente efficace per poter essere considerato un innesto importante del nostro Milan, cosa che non accadrà per ragioni anche legate al discorso dell'ingaggio, perché Douglas Costa, scusate il gioco di parole, 6 milioni di euro l'anno, questo è il suo ingaggio al momento, e appunto è un giocatore che non può dare nessuna garanzia dal punto di vista atletico. Quindi assolutamente non vedo negli obiettivi, nei mirino del Milan un profilo del genere. Su Sergio Ramos non lo so, nel senso che è chiaro il futuro è da scrivere per il Milan, quindi anche le ambizioni di Sergio Ramos sono chiaramente quelle di voler continuare a vincere, o quantomeno credo che sia un giocatore sufficientemente ambizioso per poter anche pensare di magari trasferirsi in un Milan che in un futuro molto, molto ravvicinato, cioè la prossima stagione, possa tornare a giocare la Champions League, possa tornare a rimettere in moto un sistema che ha dato i suoi frutti fino a questo momento, ma che deve essere perfezionato anche attraverso l'inserimento di giocatori del genere. Abbiamo visto come la politica, fin qui fortemente voluta, prima da Maldini e Boban, poi da Maldini, e cioè di creare un connubio tra giocatori di esperienza forti, ovviamente, perché sapete, quando si parla di Sergio Ramos o di profili del genere,
viene sempre, vengono sempre alla mente i parametri zero di Galliani dell'ultimo periodo, quello di fine impero, ma lì era un altro discorso, perché tu li devi andare a prendere forti, non li puoi prendere, diciamo, o scarsi oppure completamente a fine carriera, come erano, come era ad esempio Essien, tanto per fare un nome, o come era anche il Fernando Torres da noi, che poi in realtà, insomma, quando è tornato all'Atletico un minimo l'ha anche fatto, ma comunque non era più il giocatore del Liverpool, ma non era più nemmeno il giocatore del Chelsea. Quindi, dicevo, il connubio tra questi profili e dei giovani bravi, perché poi vedete, secondo me la questione è molto semplice, noi possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo, ma i giocatori devono essere forti. Poi dopo è chiaro che la tattica aiuta, l'allenamento aiuta, l'ambiente aiuta, la dirigenza aiuta, ma se i giocatori non sono forti è molto più difficile arrivare a un certo livello. Quindi secondo me, nell'ottica del Milan futuro, io Douglas Costa mi sentirei di escludere per i motivi sopracitati, ma su Sergio Ramos io proprio una pietra non ce la metto, come non l'avrei messa ad esempio per Modric, non all'epoca ma adesso, se insomma fosse vera tutta la questione del rapporto con Boban, la nazionalità e quant'altro. Ecco, io in questo momento non mi sentirei di escludere una possibilità del genere. Perché? Perché un Milan ambizioso che torna a fare la Champions League, che si stabilizza da un punto di vista di dirigenza, che in un certo senso si stabilizza anche da un punto di vista di proprietà, vuoi per volontà o vuoi per cause di forza maggiore, è un Milan appetibile anche da questi profili, che fino a qualche anno fa sembravano veramente delle cose impossibili e irraggiungibili per noi, ma il percorso che stiamo facendo, che ci sta riportando appunto in Champions League, ci sta portando attraverso un'oculata gestione dei costi a rimettere insieme i pezzi di un bilancio che sappiamo, insomma, sappiamo in che condizioni fosse, ecco, ed è in che condizioni è tuttora. Ecco, io credo che perché no, in fin dei conti il cammino fatto dall'Inter ha poi permesso di prendere giocatori come Lukaku, come anche lo stesso Eriksen, al di là di tutte le vicende, ma comunque si tratta di profili di primissima fascia, cioè si tratta veramente di giocatori che sono determinanti, come nel caso di Lukaku, che potrebbero esserlo, che potrebbero essere determinanti come nel caso di Eriksen, con un altro allenatore, con un altro sistema di gioco. Quindi io dico perché no, secondo me potrebbero esserci anche le condizioni per fare un'operazione del genere, poi tutto dipende anche da chi resta, perché chiaramente lo slot dello stipendio, dell'ingaggio da campione, è occupato da Ibrahimovic. Se Ibra se la sente fisicamente, io un altro anno lo farei, ma non è detto che non si possa aprire magari uno slot anche per un altro campione. A quel punto io sinceramente un innesto in difesa di quella portata da affiancare ai nostri giovani, quindi chiaramente sarebbe un fuori dentro con Kier, diciamo idealmente, no? Sarebbe un upgrade rispetto a Kier, che è un difensore comunque che ha dato un grandissimo contributo e sul quale si può fare affidamento fin tanto che il fisico regge, perché sappiamo che anche lui insomma ha di questi problemi. Ecco, se si dovessero presentare tutte queste condizioni, io sinceramente non sarei per nulla contrario, proprio perché mi fido dell'operato di questa dirigenza. Siccome appunto ho tirato fuori la questione Galliani, la questione, no, di quei parametri zero, ecco, di quella dirigenza non mi fidavo negli ultimi lustri, perché non si erano resi protagonisti di campagne acquisti funzionali a una determinata costruzione di squadra, e molto probabilmente, detta anche tra noi, ma insomma diciamo non è che avessero tutto questo interesse affinché il Milan fosse competitivo e ritornasse a calcare i palcoscenici che gli competono. Quindi adesso ditemi voi anche che cosa ne pensate, facciamoci una bella conversazione su queste ipotesi che, ripeto, secondo me, vuoi per le prospettive del Milan, vuoi per la politica intrapresa da Maldini sotto il profilo della costruzione, dell'idea di costruzione di squadra, vuoi perché comunque siamo il Milan e comunque è Paolo Maldini, io sinceramente su Sergio Ramos ci metterei un bel sì, se dovessi esprimere un mio giudizio, una mia opinione, anche perché poi, e chiudo, ci sarebbe tutto il discorso chiaramente della valutazione dell'inserimento di una personalità così forte, così ingombrante, in uno spogliatoio dove cominciano a esserci delle personalità forti per quel che riguarda i campioni, ma magari chi lo sa,
cominciano ad esserci delle personalità forti anche da parte di coloro che c'erano già, quindi dei giovani che sono cresciuti o che stanno crescendo, che dimostrano di avere un pezzo importante nella storia di questo Milan e nella storia di questa stagione. Ditemi la vostra, mi interessa molto il vostro parere. Ci sentiamo alla prossima.